invece del latte noi andiamo a freddare il pane. Esatto. Però pane al... Pane al latte oggi. Pane al latte oggi. Benissimo, ho pensato di fare una ricetta benissimo. Senti, ma i panini al latte, quelli che si mettono anche nel buffet, no? Nei panini delle feste dei bambini anche. Bravi, quelli belli morbidi, quelli sani, con latte buono, semplici, da fare a casa. Da fare a casa, naturalmente. Quindi oggi, cosa ci serve? Oggi ci almeno serve. Si preparano anche a casa. Possiamo usare tantissime tipologie di farine. Noi utilizziamo una farina zero, così ce l'hanno tutti a casa, ma possiamo anche sostituirla con una 00 piuttosto che una farina di tipo 2, come sempre. Quindi 500 grammi di farina tipo 0, 310 grammi di latte, 20 grammi di zucchero, così vengono un po' dolcini, 10 grammi di sale, 10 grammi di lievito birra fresco e 40 grammi di olio extravergine di oliva. Io inizio a impastare, naturalmente metto latte, quindi lievito, farina, latte, bravissima, lievito all'interno e lo zucchero. Perfetto. Il sale no, perché deve stare lontano dal lievito, ve lo ricordo sempre anche qui. Eccolo qua, iniziamo a impastare e fra poco andremo poi ad aggiungere il sale e l'olio. Va bene, tanto noi ci vediamo più tardi. Io sono qua. Partiti i panini al latte, andiamo dalla zia Timoda, dal tuo amico Fulvio. Eccoci allora, qua. Allora Fulvio invece sta facendo i panini al latte. Esatto. Allora lui adesso riempie il panino, abbiamo visto tutta la col tuo panino dello dog. Sì. Tu invece fai un panino al latte, come si fa? Abbiamo fatto? Abbiamo impastato la farina, il lievito, lo zucchero e naturalmente il latte al posto dell'acqua. Adesso mancava il sale, eccolo qua. Per 500 grammi di farina abbiamo 10 grammi di sale, l'olio che sono 40 grammi, li mettiamo per sciogliere il sale. Intanto che tu sciogli, ricordo l'impasto per i panini al latte, sono 500 grammi di farina tipo 0, quindi quella che avete a casa, che l'abbiamo tutti. Benissimo. Poi 310 grammi di latte, 20 grammi di zucchero, 10 grammi di sale, 10 grammi di lievito di birra fresco e 40 di olio. Perfetto. Questi sono il nostro... Quando aggiungiamo l'olio, che diventa un po' difficile da gestire, facciamo girare la ciotola e dentro l'impasto lo andiamo a piegare su se stesso. Così almeno, piano piano, fino a quando l'olio, ci vuole un po', è stato assorbito. Ok? Scusa un attimo. Vai. Come va il panino? Guarda, Anto, va benissimo. Ah, lui l'ha fatto a metà come lo dog, come ieri ci ha rotto. Esatto, questo perché è molto comodo da mangiare e tutti questi panini di pesce in realtà si servono proprio così, verticali, perché tu affondi i denti e il pane ti fa solo da contorno, che è un po' come dovrebbe essere, guarda. Comunque è meravigliosa, la maionese la rifarò. Hai visto la maionese là, che bella? Bellissima, molto buona. Allora, questo deve lievitare. Questo deve lievitare fino a più del raddoppio del proprio volume, dipende dalle temperature di casa, ma circa un'ora e mezza. Facciamo i panini. Ok? Spolveriamo il nostro tavolo. Eccoci qua. Mettiamo il nostro impasto lievitato. E qui facciamo una doppia piegatura. Scusa, perché hai voluto i panini di ieri e non quelli di oggi? Quelli di oggi anche sono interessanti. Anche qua si può fare con quello anche. Ah. Magari servendolo senza chiuderlo come una bruschettina. No, per curiosità, perché in effetti anche il panino al latte andava bene, no? Ah, molto bene. Entrambi. Allora, come si piegano i panini al latte? Uno. Cosa succede? Due. In mezzo, ok? Facciamo. Chiudiamo. Lo lasciamo lì, lo rifacciamo con gli altri. Vediamo, così più li vediamo più impariamo, vedi? Esatto. Treccia e poi arrotoliamo su noi stessi. Ce li prepariamo, questa è una preformatura, ok? Perché l'impasto è abbastanza morbido. Lo mettiamo su se stesso. Dopodiché, quando abbiamo finito l'ultimo, torniamo dal primo, lo giriamo. Lo schiacciamo finita, con le mani. Guardate, lo schiacciamo. Rifacciamo la stessa cosa. Vedi che prende forza, diventa sempre più liscio. Ok. E lo andiamo a piegare più delicatamente in modo da fargli proprio. E così è definitivo. Guardate, lo piegate, lo rimettete dalla parte dove c'era la treccia, lo rimpastate di nuovo come all'inizio. Esatto. Fate un doppio giro praticamente. Sì, esatto. Naturalmente i piccolosi più larghi. Possono metterci, sì, naturalmente possono anche metterci cioccolato in mezzo. Ah, si possono fare a questo punto? Sì, sì, si possono fare un sacco di cose. Li mettiamo a lievitare. Per quanto tempo ancora? Devono lievitare, guarda, te lo faccio subito vedere che li finisco fino al raddoppio. Eccoli qua. Guardate come vengono, come devono venire. Questo è l'impasto finito, già piegato, fino al raddoppio. A questo punto li spennelliamo leggermente. Con il latte. Con il latte o con l'olio, esatto, a seconda di... Però sai, essendo i panini al latte, secondo me il latte uno se lo ricorda meglio, no? Esatto. E quanto vanno in forno? In forno vanno, adesso arriva subito la grafica,
12 minuti, eccolo lì, 14 minuti fino a 240 gradi. Ah, dobbiamo tagliare però. L'impasto è molto morbido, possiamo anche non tagliarlo. Io alcuni li faccio semplicemente un taglio in mezzo, così poi in cottura si apre. Meglio. Adesso ti faccio vedere. Si apre per riempirli anche. Beh, anche, guarda, noi li sforniamo qua, vorrei farti sentire innanzitutto il profumo. La cosa che mi stupisce sempre... Guardate che belli, falli vedere, sono meravigliosi. Sì, sono proprio belli. La cosa bella è che noi abbiamo degli impasti che devono lievitare ore e ore, e poi nel forno ci sta 10 minuti, capito? Sì, esatto, è il momento Senti, finale. Senti, come lo riempiamo? Allora, la cosa più bella di quando facevo i compleanni, o faccio i compleani, ma soprattutto da bambino, era che io ne mangiavo... Per tua figlia. Uno dolce e uno salato, no? E quindi io mi sono preparato... La Nutella, diciamo, con le mandorle. No, questa è nocciola piemontese innovata, e poi un po' di prosciutto, un po' di provola affumicata. Ma li faccio direi tutti e due, perché tu sei sì, un po' più salata. Sì, io li farei tutti e due. Io li farei tutti e due, poi prenderei anche quello di Lorenzo. Guarda qua. Così quello facciamo lì. Tutti e tre, il pane è sempre il tuo, e quello Perfetto. Degli hot dog, ma può essere fatto anche con questo. Vieni Lorenzo, vieni qua. Vieni qua, guardate, vedete sopra, possiamo far vedere un attimo, scusate, questo è il formaggio fuso, questo è il panino, adesso andiamo a tavola tra un attimo.